Bella a tutti ragazzi, qui JTaz, e ora vi starete chiedendo che cos'è questo misterioso pacco che state vedendo? Ebbene, oggi siamo qui per fare l'unboxing della Collector Edition di GTA V che mi è appena arrivata. Aspettavo veramente da tantissimo questo momento. E prima di cominciare con il vero e proprio unboxing, direi di passare ai gadget che sono stati distribuiti all'evento di ieri al GameStop di Via Appia in Roma, situato in Roma. Allora, come possiamo vedere, ci sta questa super mega iper fantastica maglietta con il logo di GTA 5 e dietro il logo di Rockstar. Allora, cerchiamo di farlo vedere bene. Ecco qua, il logo di Rockstar. Allora, e questa qua è la super mega iper fantastica maglietta. Adesso passiamo al secondo gadget, alla fine, secondo ed ultimo. È una penna, adesso è una scatola, ma diventerà una penna. Ci riusciamo, apriamola. Dobbiamo fare tutto con una mano perché l'altra mano è impegnata. Ecco qui. Allora, scartiamola. Ok. Allora, ecco qui. Come possiamo vedere, il nome di questo fantastico videogioco, Grand Theft Auto 5, 5, scritto ovviamente in inglese. E qua, ecco qua, il logo della Rockstar. Poi, diciamo, oltre ad essere una penna normale, da cui qua uscirà il cosettino per la penna e l'inchiostro, e non mette a fuoco ovviamente, però vabbè, lasciamo stare, tanto questo non ci interessa. La cosa interessante di questa penna è questo. Oh! La luce è quella che tipo fa vedere l'inchiostro. Non so bene cosa serve questo coso. Boh, credo, boh, vabbè, lo lasciamo qua per sicurezza. È quella che fa vedere l'inchiostro invisibile. In pratica, sulla mappa di GTA 5 ci dovrebbe essere l'inchiostro invisibile. Con questa penna si può vedere. Adesso, diciamo che abbiamo finito il mini unboxing dei gadget che hanno distribuito appunto in questa serata. Passiamo al vero e proprio unboxing. Veramente sono super mega iper eccitato. Quindi ci siamo ben attrezzati con un taglierino. Adesso passiamo al taglio, se ci riusciamo. Allora, è faticoso con una mano. Veramente. Eccoci qua che andiamo, che andiamo. Vabbè, direi di. Eccoci ragazzi, tornati all'unboxing. Scusatemi il breve taglio, ma ho provato a tagliarla mentre registravo, ma purtroppo non ci riuscivo, ci è permesso minimo 10 minuti, quindi l'ho aperta. E allora, come possiamo vedere, il fantastico mega iper super ultra fantastico logo e questa qua la preziosa scatola che ora andremo a vedere, poi qualche rifiuto ovviamente del corriere che ci ha lasciato in dono. Veramente molte molte grazie. Ancora altri. Ci potrei fare delle decorazioni per la mia camera, veramente. Ci farò qualcosa. Allora, vediamo un po' questo che cos'è, non lo so. Ok, allora, passiamo. Spero di riuscire a far vedere tutto perché tenere con una mano e tirare fuori tutto è un po' complesso. Allora, prima cosa la giriamo, ecco qua. Come possiamo vedere la Collector Edition. E adesso passiamo oddio, 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 che potenza, Grand Theft Auto 5, epico. Allora, mettiamo giù questa scatola che non ci serve. Adesso passiamo a questa scatolina che ci interessa molto, molto, molto. Allora, come possiamo vedere davanti, un mega super iper fantastico disegno che se non sbaglio dovrebbe essere la copertina del videogioco. Questo credo che sia Michael che impugna un M4. O comunque un fucile d'assalto e lo stai ricaricando. Scusatemi se certe volte vado fuori quadro, ma il punto è che guardando la scatola non sempre mi ricordo che sto registrando e quindi, cioè, non sempre mi ricordo di guardare se sto registrando bene senza tagliare niente. Qua credo sempre sia Michael perché come si può vedere ha una giacca che stia mettendo i soldi dentro la borsa, che suppongo. E qua probabilmente Franklin che sta rubando una macchina. Ah, LS Los Santos. E poi cosa c'è scritto? San Andreas. Attenzione, se lo vedete, San, la coperta Andreas, veramente. Gioco epico. Allora, passiamo all'apertura. Troviamo qualcosa. Qua, eccolo qui. Allora, i soliti adesivi che sono la cosa più difficile. Cioè, ci può mettere i cosi di cemento armato e li distrugge in un attimo, ma queste cose sono il più insopportabili. Allora, vediamo un attimino questo. Ok. Allora, oh, issa.
Giriamolo perché io mi sento di doverlo girare, poi sicuramente scoprirò che invece lo sto facendo tutto all'incontrario. Allora, qua cosa c'è? Beh ragazzi, direi che ritaglio un attimino per tirarlo fuori perché sicuramente non ci riuscirò subito. E quindi ci vediamo tra poco. Eccoci ragazzi, tornati, abbiamo aperto la scatola, l'ho dovuta aprire due volte perché questo qua è solo un coperchio con questo logo veramente fantastico, GTA 5, questo effetto diciamo argentato. Adesso passiamo alla vera e propria scatola, qua possiamo vedere, qua l'apposito spazio per il ditino, la steelbook, artistica, mettiamolo così se non ci sta il riflesso della luce, PS3 ITA, no lo volevo in tedesco però vabbè. Mi accontenterò. Allora qua vediamo i tre personaggi principali, Franklin, Trevor e Michael. Io sicuramente sceglierò Trevor, cioè si possono scegliere tutti e tre, però il mio preferito credo che sarà Trevor. Sul lato, vediamo il nome del gioco. E qui si possono notare, credo, i tre personaggi in fuga da una rapina. Mettiamo un attimo via, vediamo un pochettino i contenuti, diciamo, oddio, contenuti esclusivi. Grand Theft Auto 5, pacchetto Collector Edition. Allora, mettiamo a fuoco. Ce la facciamo, ok, vestiti bonus, tatuaggi e altro, potenziamento abilità speciali, veicoli unici e garage, mi intriga questa macchina, controllo digitale, codice, pilota Atomic Blimp, questo qua deve essere forte, armi aggiuntive, questo qua sembra tipo il KSG, e sfide con aerei acrobatici, dietro il codice, mannaggia, te l'ho fatto vedere, vabbè, ovviamente lo riscatterò subito prima di scaricare di caricare il video, quindi siete rimasti buggerati. Allora, adesso passiamo alla mappa, non so se riesco ad aprirla, quindi aspettiamo un attimino, la riponiamo qui. Allora, qua possiamo notare una chiave alquanto particolare, cerchiamo di aprirla. Allora, intanto vi faccio notare questo 5. Ok, allora. Eccoci qua. No, dai che ci riusciamo, per favore. Ok, questa stupenda chiave con il marchio, il logo della Rockstar nel dietro. Si mette a fuoco? No, vabbè, c'è un riflesso. E qua, ecco qua, Grand Theft Auto 5 si dovrebbe leggere, ok. Mettiamola qui. Adesso, vediamo. Sto qui. Attenzione. Attenzione. Allora, direi di tagliare qui, intanto vi lascio con l'immagine della nostra mappa vista da un leggero pezzettino e noi ci ribecchiamo dopo. Eccoci ragazzi, siamo tornati dopo l'apertura della ennesima scatola, tutti questi tagli sono dovuti alle troppe scatole. E allora, passiamo al primo gadget che ci hanno, come dire, regalato. Allora, abbiamo visto questa chiave che tutti voi vi siete domandati, ma che serve? E ora l'abbiamo scoperto. Serve ad aprire questa borsa. Vediamo un pochettino. Io sento che ci sia qualcosa dentro perché... Allora, se ci riusciamo... Allora, vediamo un po'. È così. Ah, tutta una cosa... È troppo difficile farlo con... Mentre registri in mano, cioè... Se farò qualche altro unboxing... Dovrò trovare una soluzione. È uscito fuori quel coso. E ora ovviamente non si aprirà. Ovviamente. Ecco qua. Dai, infiliamoci il dito e apriamola. Dai, sono curioso. Anche voi sarete curiosi. Ecco qua, vi ho dato un primo piano della chiave. Devo dire, è molto difficile fare queste cose. E dentro non c'è. Non c'è niente. Vabbè, non c'è niente. Comunque, una borsa, diciamo. Abbastanza figa. Adesso passiamo all'ultimo gadget, un mitico cappellino con scritto Los Santos, veramente da è molto da Franklin. E vediamo un pochettino dietro, non c'è niente. Qua il logo di Grand Theft Auto 5, veramente molto molto bello. Vabbè ragazzi, il video unboxing è finito, scusatemi per tutti questi tagli, ma come vi ho detto è molto molto difficile aprirla per le svariate scatole che ci sono state dentro. Veramente è stata una rottura di scatola, non è vero, mi ha fatto molto piacere fare questo video e ricevere ovviamente questo gioco. E quindi niente, adesso mi accingerò a installare codesto gioco e niente, scarico i pacchetti digitali e niente, ci vediamo a live, bella raga. Ebbene sì ragazzi, il video non è finito, scusatemi per, diciamo, essermene scordato, però mentre stavo per accingermi a mettere il mio fantastico, nuovissimo e mega iper gioco per fare
il mio primo live nella console e mi sono ricordato della mappa. Ho detto, oddio, non ho fatto vedere la mappa. Allora, cosa facciamo? Abbiamo aperto la mappa e ora andiamo alla scoperta dell'Oasi Credi. Allora, già ne ho visto uno qua. Allora, dov'è? Era qua. Non ricordo che era qua. Eccolo qua. Non so se si riesce bene a vedere. Comunque vi dico io cosa c'è scritto. Qua è scritto Titan. Non so se si legge bene. Titan. E poi sotto pagina 990, credo pagina 996, Lazer Buzzard. Vabbè. Qua invece c'era un, aspettate, ecco qua, questo cerchio. Tipo questo cerchio. Qua c'era scritto tipo prendi il, ecco qua. Non so se si vede bene nel, come dire, nel video, non mi sembra. Però qua su questa strada c'è scritto prendi il controllo. Adesso scusatemi se certe volte, diciamo, tipo inquadrerò la mia mano qualcosa, ma il punto è che cercando di leggere non capisco bene, cioè non mi ricordo bene, cioè non mi rendo conto quando sposto la telecamera. Qua è scritto sempre la stessa cosa. Qua niente. Vabbè, comunque ora andremo un pochettino all'esplorazione. Io pensavo queste puntine rosse fossero qualcosa, mentre invece qua, no, già, beh, non sembra che ci sia poi così tanto, perché, cioè, sto andando un pochettino a random, mi inquadro così, così nel frattempo io guardo bene, ecco qua, allora, mira alle stelle, allora, scusami se non ve l'ho inquadrato, allora, qua c'è scritto, un po' difficile farvelo vedere. Qua c'è scritto mira e non si vede, purtroppo nel video non si vede. Comunque c'è scritto mira alle stelle. Adesso magari se qualcuno di voi ha preso la collector, magari lo potrete pure vedere da solo, se avete la penna ovviamente. Comunque credo che sia una normale penna, cioè tipo quelle per i bambini, quelle per far vedere, per scrivere l'inchiostro invisibile e poi vederlo. Vabbè, comunque questo qua la mappa. Mo adesso andrò un pochettino dopo all'esplorazione e vedere un pochettino le peculiarità che ci offre questa mappa. E vabbè, comunque ragazzi, adesso il video è veramente finito. Allora, ricapitolando, abbiamo avuto questa mappa, abbiamo avuto la penna di GTA 5 e poi abbiamo avuto questo fantastico, scusate, cappellino scritto Los Santos. Adesso ce lo rimettiamo. E poi abbiamo avuto questa, oddio, mi sono scordato qualcosa, no, questa borsa veramente ottimo. Ho capito come funziona, quando la apri in pratica questo coso tu non lo puoi tirare perché è bloccato, quindi abbastanza sicura. Poi qua ho notato che c'era scritto, ci si può mettere tipo una targhetta con il nome e qua il logo della Rockstar, cosa a cui prima non avevo fatto caso. Poi qua vedete la steelbook che ho aperto e dentro comunque ci sta sempre una mappa. Io pensavo che fosse solo quella, mi pareva un po' strano, però dicevano non è la mappa, mentre invece questa mappa particolare ha solo le scritte in più. Non lo so, magari è solo questo. Comunque vabbè, la mappa questa qua è a colori. La precedente vi faccio vedere solo queste cose qua. Allora vediamo un pochettino quello che c'è scritto, che è, come dire, i luoghi che ci sono. Alla città di Los Santos e dintorni. Shopping, la mettiamo a fuoco. Vestiti, studio di tatuaggi, parrucchiere, ammunition e autofficina. Vabbè, abbastanza normale. Attività. Ah, qua ci interessa. Paracadutismo, veramente bello. Freccette, vabbè, quello là c'era pure in GTA 5. Scuola di volo, c'era pure in Sant'Andreas, però non in GTA 4. Freccette c'era pure in GTA 4, mi sto confondendo con tutti questi nomi. Poi scuola di volo, golf, poligono di tiro, interessante. Gare, tennis, triathlon, chissà triathlon come sarà. Yoga, chissà yoga cosa fai. Strip club, cinema. Prima, però ora non ci sono tipo gli spettacoli, prima c'è stato tipo il teatro. Stazione di polizia, ospedale, autolavaggio, perché servizio, ah beh sì. Ah, non c'è sta la stazione dei pompieri? Proprietà in vendita, telescopi, vette montane. Vabbè, qua ci stanno tipo ogni quanto, cioè questo qua dovrebbe rappresentare tipo un come dire, un chilometro, questo qua, vabbè. E qua leggiamo un attimino questo qua, un'organizzazione di sicurezza, vabbè. E comunque, anche, non vi preoccupate, perché anche nella lezione standard ci sarà questa mappa normale, mentre invece per quanto riguarda questa qua in blu, con le varie scritte che si potranno vedere solo con questa fantastica penna, si potrà avere solo nella Collector Edition e la Special Edition. E niente, mi sembra di aver fatto vedere tutto. Abbiamo ricapitolato, ci stava pure la maglietta che adesso è semi coperta. Poi la chiave, fantastica, veramente, che mi piace tanto.
E vabbè, direi di chiudere con questo fantastico logo. E niente, lasciate un bel like, un commento e noi ci vediamo al prossimo video. Bella raga!